Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da me e te, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale europea dedicata alla nostra serie di Hearts of Iron 4000 We Cry con la Germania. Oggi ragazzi dobbiamo continuare a lavorare per il meglio per cercare di evitare la guerra civile e far salire al potere. Forse non il migliore dei gerarchi del partito, ma di sicuro quello che ci potrebbe permettere di avere il puff più malvagio e divertente sotto questo aspetto tra quelli disponibili. Come sempre, però, prima di iniziare, ragazzi, permettetemi davvero di ringraziare tutti coloro che mi hanno dato dei consigli, dei suggerimenti o anche solo hanno espresso la contentezza riguardo all'inizio di questa nuova serie. Davvero, ragazzi, un ringraziamento enorme a tutti voi, anche a video. Un benvenuto anche a tutti coloro che si sono uniti alla nostra famigliola iscrivendosi al canale nello scorso episodio. E un consiglio spassionato, ragazzi, onde evitare che lo shadow ban di YouTube ci penalizzi eccessivamente, dato che la tematica trattata di questa serie non è delle migliori, vi consiglio di lasciare un bel like, un commento dandomi le vostre opinioni sull'episodio in corso e attivare la campanellina degli annunci e iscrivendovi anche al canale, così che nel caso in cui YouTube decida di penalizzarci, non vi perdete assolutamente nulla della nostra campagna malvagia. Detto questo, ragazzi, però direi ciancio alle bande perché oggi dobbiamo portarci avanti. Sarà l'ultimo episodio di studio analisi per evitare la guerra civile. Dal prossimo episodio, molto probabilmente, inizieremo a fare i devasti in Europa. Yes! Detto ciò, quindi ciancio alle bande, chiudiamo un attimino quelle che non ci servono, così che non facciamo errori di sorta e partiamo con l'episodio di oggi. Perfetto, Matter of the Youth completata. Fatto questo, ora dobbiamo iniziare a fare gli ultimi quattro. Quindi inizierei a portarmi con la questione dell'Eisenbrown. Che cos'è? Beh, allora non ve lo sto a leggere, ma perché questo lo so dal punto di vista storico mio, il Lebensraum è sostanzialmente quella politica, quella teoria socio-civile che era stata ideata da Buffett in Germania per ricollocare grandi porzioni di popolazione nella terra ad est conquistata con l'obiettivo di farli ritornare a una cultura più tedesca originale, quindi basata sulla coltivazione, sulla terra vergine e comunque su un legame più diretto anche con la terra stessa, non eccessivamente alienato nelle città. E quindi adesso dobbiamo capire, visto che la situazione in est Europa non è delle migliori, dato che il terreno che in realtà siamo andati ad avere è una distesa totalmente devastata dalla guerra, avvelenata dalle bombe, completamente distrutta anche da tutto ciò che abbiamo fatto. Bisogna capire anche che cacchio facciamo di queste persone che le vogliamo spostare? Le spostiamo? Non le spostiamo? Come facciamo? Ci perdiamo la faccia? Un bel casino. E quindi la questione dell'Lebensbraun. Ora abbiamo anche la possibilità di fare l'educazione tedesca e quindi adesso iniziamo. Appena andiamo a farmare i punti necessari li andremo anche a fare. In Corea intanto vincono i conservatori. Oh, molto bene! Progetto spaziale pianificato. Dunque, il progetto è iniziato nel 1949, quindi 3 anni fa, secondo la direzione di von Braun e dei suoi scienziati. Il suo obiettivo è quindi quello di lanciare un razzo balistico modificato che possa quindi portare un supporto anche per l'uomo per cercare di farlo arrivare a un'altezza di 100 km prima di tornare giù dalla bassa atmosfera e atterrare facilmente. Sebbene comunque tutte le preparazioni
preparazione per la sicurezza non sono pronte per il volo, la deadline e le richieste del governo per i fondi che sono stati dati obbliga un volo il prima possibile. Quindi, con la paura di aver visti tagliati i fondi per il successivo e secondo e terzo lancio, hanno deciso comunque Von Braun di proseguire con il piano. Vediamo effettivamente questo cosa comporterà. Nel frattempo vedo che abbiamo anche qua iniziato ad avere nuove punti PP per fare tutto, quindi direi iniziamo a fondare la Lega delle Donne Tedesche. Quindi questo ci permette di perdere del potere politico, ma guadagniamo una reputazione del 40%. Espandiamo le scuole ispirate a Baffetto, che ci permette di avere il World Support più 10, molto bene, e 50% di riduzione per le Land Doctrine. Don't mind if I do. Perché io magari allora a questo punto, yes, lo posso fare. Grandioso. Allora, dunque, vediamo un attimo cosa possiamo fare. Allora, abbiamo il Combine Operation Doctrine, Strategic Theorema e Asymmetric Warfare Doctrine. Allora, vi dirò ragazzi, a me piace molto lo Strategic Theorem perché mi permette di avere una guerra molto mobile, come vedete, e soprattutto mi dà anche la possibilità di avere una riduzione del tempo per il planning, ma soprattutto anche una minor perdita di organizzazione quando le truppe avanzano. Quindi a me questo qua piace, spero che la decisione possa essere buona. Intanto abbiamo anche 104 del Navy Experience e quindi andiamo a prendere Base Strike, come avevamo detto nello scorso episodio. Molto bene, qua invece ce ne servono sempre 100, ma ci vorrà ancora un pochino. Design Flow in the Craft. Hermann Oberth ha fatto diversi progetti per il progetto spaziale e ha sollevato molte problematiche sul design della nave spaziale. Quindi non è assolutamente positivo riguardo alla riuscita del piano. Cazzo! Ed eccoci qua, dunque, la questione del Lebensraum. Allora, molto velocemente per riassumere, noi abbiamo due filosofie. La prima che è quella di Heydrich, che vuole puntare a obbligare le persone a stanziarsi in determinati posti, mentre invece il Lebensraum free roaming, quindi di totale libera scelta di dove insediarsi, è quella principalmente preferita da Himmler, perché lui tende a essere molto più idealista su questa visione del popolo tedesco che si possa innalzare eticamente grazie alla coltivazione della terra. Quindi, visto che il nostro obiettivo è puntare a lui, noi diciamo che andiamo a preferire il free roaming Lebensraum. Dopodiché andiamo a continuare il nostro focus e andiamo a fare l'inserimento obbligatorio della popolazione all'interno del partito, di qualsiasi membro dello Stato tedesco. Da che sei appena nato in avanti farai parte dello Stato, o meglio, del partito. Abbiamo tirato via nei test di sicurezza e abbiamo fatto solo 2 giorni di test, mamma mia, senza neanche controllare 2 volte. E non è stato informato il Raumfuhrer riguardo i risultati del safety check per mantenere il morale della nave spaziale. Mamma mia ragazzi, qua esploderà malissimo. Molto bene, abbiamo fatto il single receiver action, quindi andiamo un po' a vedere, questo è avanti nel tempo, questi qui pure, e potremmo fare i marine e loro, però tutto sommato loro non ne abbiamo reclutati, quindi teniamoli al momento qua fermi. Quello che potrebbe essere una buona idea invece potrebbe essere un po' di compagnie di supporto. Vediamo un pochino le nostre unità, come sono messe per quanto riguarda le compagnie di supporto. Sostanzialmente abbiamo sempre Signal, Engineering e Logistical. Ok, dunque questa ce l'abbiamo e abbiamo anche queste due.
Quasi quasi inizierei a prendere questa che li avevo visti in una e poi faremo con calma le altre. Ed eccoci qua, il giorno del lancio. Il giorno del lancio è finalmente arrivato. Le telecamere sono pronte e la nave spaziale verrà gestita dal Raumführer Eini Dittmar, che è un pilota della Luftwaffe. Eini Dittmar è totalmente all'oscuro di quello che è successo per quanto riguarda la nave spaziale e diciamo che non sa assolutamente dei protocolli di sicurezza che mancano. Ok. Con Dietmar pronto nella postazione, tutto quello che manca è il countdown che debba iniziare. Allora, qua perdiamo 100 di political power. Va bene, allora facciamo questo. Uè, che culo, ragazzi! Che culo! Che culo, mamma mia! Oh, lancio con successo, benissimo, ottimo. Allora, la nave spaziale ha raggiunto i 132 km di altezza, mentre è ritornato indietro sulla superficie della Terra, però il paracadute non è riuscito ad aprirsi e la nave spaziale si è schiantata al suolo. In ogni modo, il lancio è stato un successo ed è decisamente positivo. Almeno ora abbiamo un martire. Political Power 90, Global Base War Support più 1, Manpower meno 1. E andiamo subito a utilizzare questi punti, ragazzi, per andare a fare un party debate. Allora, andiamo un po' a vedere. Dunque, dobbiamo andare a colpire Bormann. Andiamo a colpire Bormann. E andiamo a colpire. Eccolo qua. Bormann. Perfetto. Così come vedete, adesso siamo uno contro uno. Siamo Speer contro Himmler. Manca davvero poco. Nel frattempo, andiamo a portare avanti anche qualche altra riforma. Queste sono molto costose. Quindi direi facciamo subito quelle dell'educazione tedesca e poi ci occupiamo di queste qua. Quindi andiamo a fare riforma dell'educazione e scuole militari. Nel frattempo sembra che il governo giapponese che avevamo visto nello scorso episodio, controllato dagli studenti, abbia finalmente trovato una propria realizzazione all'interno della fazione di Inejo Asamura, che in questo caso risulta essere comunista, come vi appunto vi anticipavo. Guardate che bel faccione che c'ha. Vediamo un pochino adesso questo Giappone che cosa vorrà fare nel dettaglio. La lunga tosse. Allora, mentre il Führer si prepara per iniziare il giorno e così lavorare per la Germania, qualcuno ha notato che i suoi colpi di tosse quel giorno sono particolarmente peggiori del normale. Questo ha continuato per ore finché il dottore non è stato chiamato. Comunque il dottore non ha sollevato nessuna problematica. Si sottolinea però sottovoce che però il dottore stia nascondendo le tracce della malattia anche dallo stesso Führer. Il Führer sta bene, non vi preoccupate. E attenzione perché abbiamo una guerra civile in Grecia, perché sembrerebbe che il governo greco autoritario di destra, indebolito dalla realtà di oggi, ha ricevuto un colpo di mano portato avanti dai supporter democratici che hanno cercato così di iniziare una forte e aperta ribellione. Se non erro, adesso la Grecia dovrebbe avere la possibilità, eccoli qua, guardateli, sono comunisti, per mandare la richiesta alla Germania di supporto militare. Bisognerà vedere se adesso il gioco lo permetterà. Mandatory leadership, membership l'abbiamo fatta molto bene e quindi andiamo a fare la costituzione nazista. E nel frattempo abbiamo guadagnato anche abbastanza punti di political power per fare le due politiche del Lebensraum. Quindi incoraggiamo l'avventura nelle terre dell'est e quindi come vedete abbiamo monthly population più 40% per tutti i Reichskommissariat e anche il censo della popolazione appunto all'interno dei Reichskommissariat. Molto bene.
Oh, abbiamo ricercato anche il lanciafiamme, perfetto, questo qui però sono avanti nel tempo, quindi iniziamo a lavorare per quanto riguarda il resto dei support equipment e delle support company. Quindi iniziamo a fare con il... ma partiamo dai signal company, dai, facciamo così. Attenzione perché nel 1952 Einstein viene ucciso in Israele. Einstein stava sostenendo una lezione all'Università di Tel Aviv quando è stato assaltato da un uomo armato di pistola che ha affermato di essere affiliato con il gruppo separatista palestinese. Ha sparato ad Einstein e purtroppo l'ha ucciso. Le agenzie palestinesi hanno collezionato comunque migliaia di dollari nel nome di Einstein e Einstein comunque verrà ricordato più per la sua lotta contro la violenza del male, non tanto per il fatto che sia perito per mano di essa. Anche perché se noi andiamo a vedere, signori, eccoli qua. Il Medio Oriente è gestito in questa mod con una confederazione di stati dove abbiamo la regione, qua si vede meglio, di Gerusalemme e Jaffa, che è la capitale, per così dire, della confederazione, mentre la confederazione vera e propria è composta dalla Palestina, dallo Stato di Israele e la stessa Confederazione, che infatti, come vedete, possiede dei distretti confederati con Israele e Palestina. È una confederazione molto fragile, però comunque è una realtà statale unica. Bella come realtà, molto, molto difficile, considerato da realizzare, considerata anche la situazione che ci ritroviamo purtroppo oggi a vivere nella nostra realtà. Ed eccoci qua con la Costituzione. Molto bene. Allora, abbiamo davanti a noi, come vedete, due possibilità. Abbiamo la possibilità di creare una nuova Costituzione, quindi dare ragione e aumentare la potenza di Göring. Eccoci qua. Oppure aumentare la potenza di Bowman. Allora, questo ci darebbe political power, ma ci ridurrebbe la stability. La stability comunque è abbastanza alta. Ma allora, vi direi ragazzi, andiamo a fare una nuova costituzione e miglioriamo un po' Göring, che tanto comunque al momento è esautorato, quindi sono fiducioso del fatto che non ci dia troppe problematiche al riguardo. Intanto siamo al 7 di ottobre e siamo alla penultima missione, speriamo di farcela in tempo. Engineer Company 2 ricercate molto bene, quindi adesso direi andiamo avanti e facciamo anche il Logistic Company 2. E abbiamo finito anche gli altri. Oh, molto molto bene. Ok, allora quello che mi piacerebbe sarebbe o andare a potenziare i nostri tank. Se no, sapete che cosa? Se io iniziassi un po' la ricerca atomica? Allora, per fare questo serve il Moral Warfare, che credo sia qua in basso. No. Vediamo un attimo. Nel dubbio, io vi direi, ragazzi, mi porto avanti e inizio a ricercare le bombe nucleari. Scusate, volevo dire la ricerca atomica. Così. Non sapendo né leggere né scrivere. E questi che sono solo 170 giorni, facciamo anche questo così siamo perfettamente in corso col tempo. E finalmente, signori, andiamo a fare l'ultimo evento 35 giorni, The Ruling Position. Finalmente la nostra lista dei doveri e delle opzioni da prendere in considerazione per le riforme sono state tutte completate, almeno quelle che aveva in mente il nostro Führer. Il nostro amato leader ormai è vicino alla fine della sua vita, lasciando dietro di sé un Reich che sembra essere molto instabile, ma il percorso che abbiamo fatto permette di farci una domanda. Qual è la persona più legittima per ereditare la posizione stessa di Führer? Bene, sarà quindi il compito del nuovo Reich dare quindi la casa del nuovo Führer. Il Führer verrà così scelto da Hitler.
La salute del Führer declina velocemente. Non possono più nascondere la salute del Führer e i dottori hanno fallito per cercare di non far vedere alle vere condizioni del Führer alla popolazione e anche ai gerarchi. Hitler ha sofferto così di un minor infarto. Il Führer era oltraggiato dopo aver conosciuto che i dottori gli hanno nascosto tutto questo e ha ordinato un'esecuzione di tutto il suo staff medico. Ma Albert Speer successivamente ha calmato Hitler prevenendo che quindi venga rimossa chirurgicamente l'intero staff medico del Führer. Goebbels sta facendo con molta difficoltà un lavoro di convincimento verso il pubblico che vada tutto bene, ma il Führer pone fede in lui, sebbene comunque la realtà sia molto difficile. Political power, meno 150. Bam! The ruling position. Rulership question. Allora, dunque, sostanzialmente qua dice che la salute del Führer è sempre messa peggio e voci sempre più preoccupate dicono che Bormann deve essere fermato affinché non guadagni ulteriore potere perché sta alle spalle di Hitler come un gufaccio del malaugurio per guadagnare ogni metro possibile per avere il dominio dello Stato. Allora, ci potremmo fidare di Bormann? Che guadagniamo, come vedete, degli ottimi bonus, ma in realtà noi andremo a prendere questo che ci dà un grosso malus alla stability, ma ci dà la possibilità, come vedrete, bam, di votare il nostro successore. Come vedete, noi adesso possiamo votare Himmler o Speer, però non abbiamo ancora abbastanza punti, mannaggia. Dobbiamo aspettare 10 giorni, sperando in Dio che Hitler non decida di tirare le cuoia in questi 10 giorni. Allora, andiamo a fare political power più 100, cercando di risolvere le diatribe con le SS, sperando che questo political power ci permetta di guadagnare un po' di vantaggio, ecco, sulle cose da fare e aspettiamo di poter eleggere il successore. Molto bene, signori, 31 dicembre, fine dell'anno, siamo pronti. Andiamo a votare per Himmler e adesso dobbiamo solo aspettare in totale 5 giorni. 5 giorni per poter decidere se rendere pubblico l'annuncio oppure meno. Colpo di Stato nella Golden Square a Baghdad. Oh, pro Axis, attenzione. Molto bene. Political Power P10. Sì, grazie, grazie. Oddio, sì, grazie. Allora, subito, subito stop. Andiamo a fare Matter of the Announcement. E adesso andiamo a decidere. Dunque, dato che abbiamo scelto mentalmente un candidato favorevole per l'elezione, ora sta al Führer decidere se questa informazione deve essere resa pubblica o meno. Possiamo tenerla privata e guadagnare ulteriore stability, oppure perdere 30% di stability e 30% di war support, però potremmo renderla pubblica. Anche in questo caso, ragazzi, andiamo a prendere i malus. Per evitare quindi non tanto che di peggiorarci la run, ma se noi lo rendiamo pubblico, obblighiamo gli altri gerarchi a legarsi le mani perché più di tanto non potranno fare, dato che l'intera popolazione saprà che il Führer ha deciso come successore un determinato gerarca. Il massimo che potranno fare è magari opporsi, uno solo di loro, perché di lì dipende sempre dal gioco, come vorrà giocarsela, e fare un colpo di stato. Però la maggior parte delle forze saranno nelle nostre mani. Quindi, we shall announce to the world. Stabilizzazione e backup plan. Dopo aver richiamato tutti i dottori, il Führer è stato capace di formalizzare un piano di successione
per annunciare appunto un successore. Mentre il trattamento che hanno fatto i dottori è stato un successo, è chiaro che il Führer ormai è vicino alla sua morte. Scegli Himmler. Gain base stability ulteriore meno 50% e arriviamo a una stability dell'8%. Guadagniamo anche SS Rivals per più 100 di political power e a questo punto, come vedete, abbiamo ufficialmente scelto Himmler. Un altro colpo di stato a Baghdad, tre colpi di stato in neanche un mese? Sul serio? È la Madonna, ragazzi, anche un po' meno, dai. Cioè, vi sembra quasi che vi state divertendo più a fare colpi di Stato che a governarlo, lo Stato. La salute del Führer crolla velocemente. Durante una giornata come tanti in Germania, gli aiutanti del Führer si sono resi conto che il Führer stesso non è riuscito a lasciare la sua stanza per l'intera giornata, quasi. E sebbene nessuno si sia permesso di entrare senza essere chiamato, loro hanno iniziato ad allertare la First Lady Eva Braun per la situazione. Le porte sono state aperte e dentro c'era il Führer completamente svenuto. Dopo alcuni tentativi da parte delle guardie di svegliarlo, Hitler sembra essersi ripreso e velocemente è tornato in piedi, mentre i suoi aiutanti gli hanno avvisato di cercare un aiuto e anche delle cure il prima possibile. Comunque, mentre tutto ciò si realizza, diciamo che sembra quasi guidare l'idea di un ripetersi di un colpo di Stato che si era venuto a creare nel 1948, quasi alle porte della fine della guerra. Dobbiamo togliere il dolore dal Führer. 5 marzo 1953. National Focus Bypassed Himmler. E questo sapete cosa vuol dire? Vuol dire che, eccola qua la notizia del giorno, The Unthinkable si è venuto a verificare. Abbiamo cancellato il nostro focus nazionale della riforma agraria, abbiamo anche finito la nostra logistica, company logistic di livello 2, ma cosa più importante, il Führer è morto. Oggi la persona più importante e potente al mondo, l'uomo che ha definitivamente scritto gli ultimi 30 anni della nostra storia, il Führer Adolf Hitler, è morto. Questo mese è stato un mese molto turbolento per Hitler, ha sofferto di due infarti. Comunque, tutto questo non è stato altro che una culminazione di tutti anni e anni di problematiche mediche. I report indicano che lui abbia lasciato comunque negli ultimi anni una realtà in cui era molto debole e principalmente non era quasi mai in grado di camminare. È rimasto quasi sempre nella sua casa privata a Berghof ed è molto stato vicino a sua moglie, insieme con la quale c'erano anche i dottori del Reich in caso di emergenza. L'area intorno a Berghof è stata sottoposta al lockdown totale per ogni civile. Il governo tedesco ha annunciato un periodo di lutto nazionale per tutta la Germania durato un mese, mentre milioni in tutto il mondo iniziano a celebrare la morte dell'uomo che ha portato così tanta sofferenza in tutta la sua vita. Voi festeggiate, ma non avete neanche la più pallida idea di questo che cosa comporterà l'erede alla carica del Führer. Andiamo subito a vedere anche i nostri focus nazionali vari ed eventuali. Eccoli qua. Allora, dunque, come vedete, The Unthinkable è Himmler. Quello che noi adesso abbiamo, l'unico focus disponibile, è teoricamente aspettare che si risolvi il funerale e poi capire un attimino che cosa poter fare al meglio. Quindi al momento ora rimaniamo fermi. Per rimanere fermi, io vi direi iniziamo ad approfittare del fatto che siamo riusciti a tenere da parte abbastanza political power. Quindi direi iniziamo a prendere un po' di potere industriale. Allora, devo dire che mi piace molto molto questo Reichswake Hermann Göring, che ci permette di avere resource gain più 20 e production efficiency cap più 15.
che direi è molto buono anche in vista poi più di una partita di lungo corso. Mi ha fatto però ridere la Siemens, perché la Siemens, come vedete, ognuno dà i suoi bonus, certi hanno che danno dei malus, però comunque ci sono pro e contro. La Siemens dà solo dei malus. Non so il perché, ma la Siemens dà Electronic Research Speed meno 10. Così, perché sì, va bene, ok. Quindi andiamo a prendere il conglomerato di Göring e andiamo a vedere anche con il contractor industriale se c'è qualcos'altro di interessante. Però vedo che costano tutti 120-150, mannaggia. Quindi dobbiamo aspettare. E vedo. Ah, attenzione! Abbiamo delle nazioni che non ci cedono delle civilian factories per produzione. Abbiamo la nazione, in questo caso controllata dalla SS della Crimea, e poi anche questa minuscola West Banat. Però al momento credo che sia dovuto al fatto che il Führer sia morto e quindi qualcuno di loro stia cercando di fare il galletto alzando un po' la testa. Dobbiamo vedere realmente la realtà che cosa comporterà. Nel frattempo, qua possiamo prendere qualcos'altro? Sì, ottimo. Motorized e Mechanized. Allora, entrambi danno gli stessi identici bonus. Però potremmo scegliere la Benz, la Opel o la Mauser. Vediamo un pochino. Dunque, come siamo messi? I fucili sono parecchio indietro, cazzarola. E allora vi direi andiamo magari a prendere la Mauser. Cerchiamo di spingere sui fucili per quanto possibile. E andiamo a fare una nuova ricerca. Stiamo facendo almeno quella lì per i Carrier 2, quindi direi portiamoci avanti e iniziamo a fare il jet engine di scala aumentata per andare a ricercare poi dopo gli Arardo. E come vedete, infatti, adesso siamo all'interno del Senato. E attenzione perché un meeting di emergenza tra i gerarchi nazisti ha portato alla luce appunto alla morte del Führer. E il party principale del Führer è stato presentato il testamento di Hitler che designa come successore niente po' di meno che Hitler. Molto bene, il nuovo Führer è stato eletto e servirà come secondo Führer da adesso in avanti. Con la Himmler abbiamo ufficialmente evitato la guerra civile. Himmler diventa capo del na Partito Nazionalsocialista e guadagniamo meno 25% di political power, ma 10% di stability, di 20% addirittura di encryption, dato che è il capo della Gestapo, e ha un meno 10% di resistance target. E aggiungiamo anche i suoi lacchè dell'SS come possibili advisor, cioè Hans Lammers, Oswald Paul Hauser, Sepp Dietrich e Hans Baur. Molto, molto bene. Cioè, proprio ragazzi, stiamo tirando su una nazione che è una feccia proprio a livello, mamma mia, che non potete immaginare. Allora, fatto in Himmler, l'abbiamo fatto. Adesso abbiamo finalmente, signori, la possibilità di guadagniamo per tra l'altro 2% di stability per il funerale che stiamo organizzando per Hitler. E signori, eccoci qua davanti a voi, niente proprio di meno che al Focus 3 del grande Reich tedesco, cioè il Reich in questo caso controllato da Himmler. Come vedete, noi con Himmler abbiamo guadagnato un Focus 3 interamente nuovo. Andandolo a vedere molto al veloce, abbiamo il focus della politica interna, come vedete, che ci permette davvero di fare delle porcate allucinanti, come bannare addirittura qualsiasi forma scritta di libro. Possiamo abbracciare il paganesimo, l'esoterismo e tra l'altro, come vedete, parla di una strana incoronazione, ma quello lo vedremo poi bene dopo. Se no, addirittura abbiamo pure la possibilità di cercare di gestire uno stato interamente controllato e manipolato dall'SS.
Possiamo creare uno status quo con le altri rami dell'SS oppure andare realmente a fare una vera e propria dittatura di un colpo di Stato, in questo caso di un altro membro dell'SS con appunto i gerarchi dell'SS, però non sarà questo il nostro obiettivo. Però comunque, come vedete qua, possiamo continuare a fare il nostro focus. Abbiamo l'economia dell'SS, che strano, vero ragazzi? Come vedete, c'è un simbolo del nucleare. Forse può essere perché abbiamo questo focus nazionale che si chiama All the Bombs, che ci permette il più 100% research bonus per nuclear technology e ci costruisce automaticamente un building slot e un nuclear reactor. Interessante, considerato anche che dice che il silenzio lentamente aumenta. La pazzia di Himmler lo porta a essere molto ossessionato al nucleare. Secondo me, da come vorremmo decidere di giocare la partita, potremmo creare delle vere e proprie inferno in terra. Come vedete, abbiamo anche il focus all'arianesimo e anche, eccolo qui, introdurre l'intero SS Kampfgruppe. Questo è l'intero focus tree per trasformare la nostra esercito, marina e aviazione in un vero e proprio esercito unicamente composto sotto entrambi, o meglio, sotto tutti e tre rami dell'SS. Molto, molto interessante. Detto questo, però, ragazzi, credo che la situazione migliore sia quella di salutarci adesso. Come vedete, abbiamo questa ottima faccetta carica d'odio di Himmler, che è capo del Nationalsozialistische Deutsche Einparteilung ed è un partito nazista esoterista. Quindi, ok, interessante, interessante. Abbiamo tanti malus, come vedete, però abbiamo un succosissimo bonus di Justify War Goal Time When at War with a Major di meno 80%. In altre parole, appena dichiareremo guerra a una Major, potremo fare i porci comodi contro chiunque vorremmo in poche settimane. Detto questo, signori, è tutto. Ci possiamo salutare perché adesso ufficialmente la nostra partita può iniziare. Col terzo episodio avremo l'inizio del Reich tedesco, del grande Reich tedesco guidato dall'oscuro nazista Himmler e decideremo come svolgere al meglio la nostra campagna. La campagna, ricordatevi, deve essere una campagna malvagia, quindi i consigli che mi volete dare, date sfogo al vostro più bieco violenza e malvagità possibile nel pensare a fare determinate cose. Datemi dei consigli, ditemi che cosa ne pensate, vi aspetto nei commenti, vi leggo attento e rispondo a tutti voi e ci vediamo il prossimo episodio. L'esercito è pronto, lo state pronto, il nostro Führer è pronto, adesso dovremo capire in che direzione dirigere il nuovo Reich. Un saluto a tutti ragazzi e a presto. Ciao!